Momento formativo all'oratorio Don Peppino Cutropia di Milazzo in occasione della festa di San Giovanni Bosco. Padre Dario Mostacci ha radunato tutti gli operatori e le famiglie del territorio per trattare un argomento di strettissima attualità come sul web i ragazzi vetrinizzano anche fragilità e incertezze. La festa annuale di San Giovanni Bosco ci dà l'occasione di stare insieme e lo facciamo attraverso momenti ricreativi, ma ho creduto opportuno quest'anno proporre anche agli educatori che in parrocchia svolgono un'attività, ma anche ai genitori, proporre un momento formativo, perché non possiamo pensare di stare accanto ai nostri ragazzi senza anche una formazione permanente. Quindi questo tema che ci vedrà stasera, ecco, un po' insieme a riflettere, credo che sia molto attuale, perché i ragazzi vivono quotidianamente a contatto con gli strumenti che oggi, ecco, appunto tutti hanno, dallo smartphone al computer, e quindi entrano facilmente in rete, utilizzano i social, e quindi tutti strumenti sicuramente validi, ma che possono avere un risvolto magari a volte negativo. È bene conoscere per ecco, in qualche modo affrontare quotidianamente quelle che possono essere alcune emergenze. L'uso consapevole di internet da parte dei ragazzi è stato l'argomento principe relazionato al sociologo e docente di comunicazione dell'Università di Messina Francesco Pira. Ogni iniziativa fatta in oratorio vale doppio, intanto perché gli oratori sono in via d'estinzione e chi riesce a mantenere vivo un oratorio, chi riesce a lavorare tutti i giorni con i ragazzi, veramente meriterebbe un premio speciale, perché significa ogni giorno spendersi in qualcosa che è un processo educativo vero. I ragazzi che stanno in oratorio stanno meno ore sugli smartphone, fanno meno attività ludica attaccati a un telefonino o a un computer, e invece si divertono, stanno in mezzo agli altri e acquisiscono anche dei valori che sono fondamentali. Non è mancato un interessante dibattito finale tra la platea e il sociologo, che ha dato appuntamento per altri incontri formativi per riuscire a collegare il filo rosso che lo stesso Papa Francesco indica per riunire il popolo. Stasera Padre Dario è riuscito a fare un'operazione importante, mettere insieme tutta la macchina educativa e utilizzare quello che Papa Francesco chiama il filo rosso, cioè istituzioni, famiglie, educatori, tutti insieme, per capire che qualcuno sta andando dalla parte sbagliata e che bisogna mettersi dal lato giusto, cioè bisogna riprendere da dove abbiamo interrotto un dialogo che è fondamentale. Un mondo meraviglioso, a quanto ho capito, però che bisogna usarlo bene. È un mondo potenzialmente straordinario, è un mondo, se partiamo dalla Chiesa, se partiamo da Papa Francesco, lui è il primo che dice che questi mezzi sono eccezionali, ma bisogna usarli consapevolmente. Se noi li usiamo in maniera, e ci sono dei nemici che sono dei nemici terribili, come il sexting, come il cyberbullismo, come la diffusione delle fake news, questi tre nemici rischiano di rovinare le giovani generazioni, e noi che siamo la generazione di mezzo rischiamo di restare a guardare inerti verso un mondo che sta andando dalla parte sbagliata.